Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi come video anteprima italiana vi voglio presentare la nuova edizione, ovvero la seconda edizione di Skull Tales Full Sail, un gioco che vi avevo già riproposto sul canale qualche anno fa, circa 2 o 3 anni fa, di cui potete trovare il link in descrizione. Primo link in descrizione sarà appunto per il vecchio video, secondo link in descrizione per il Game Found di cui ora vi parlerò a breve. Skull Tales è un gioco della Eclipse Editorial e della Draco Ideas che ringrazio di cuore e immensamente per avermi offerto questo box di base. Poi in futuro vi presenterò anche le espansioni di questo gioco dungeon crawler, ma non soltanto, che io ho veramente amato alla follia e qui si ripresenta in una nuova edizione che sarebbe la seconda. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Sono veramente contentissimo di potervi mostrare questa anteprima italiana di questo gioco, appunto arrivata alla seconda edizione. E che cos'è Skull Tales? Ovviamente in questo video vi farò vedere i nuovi componenti, non vi andrò a parlare del gioco perché ci ho fatto già un video accurato che trovate nel primo link in descrizione. E le regole poi fondamentalmente non cambiano molto. Che cos'è Skull Tales? Sono 3 giochi in 1. Non è tanto un dungeon crawler, è un gioco di pirati open world in modalità campagna. Fate conto di giocare veramente a un Black Flag, ad esempio della Ubisoft, perché in questo gioco potrete fare qualsiasi cosa. Sono 3 giochi in 1. Questa volta in 3 manuali divisi che vi faccio vedere a breve, che sono la fase di porto, che è proprio un vero e proprio gioco. Andare a spendere l'oro, comprare equipaggiamento, magari prendere dei mercenari a bordo, comprare una nuova nave e quant'altro. La fase di viaggio, dove sarete veramente a bordo del vostro vascello, del vostro galeone, in giro per la mappa, in giro per i mari, giocherete effettivamente come equipaggio, perché il capitano avrà un ruolo, il cannoniere avrà un ruolo, quello alle vele e il timoniere ne avranno un altro, e quindi ci muoveremo realmente come l'equipaggio di una nave e potremo girare per i mari, assaltare i mercantili, difenderci da mostri marini oppure seguire appunto l'obiettivo della nostra campagna che ci porterà a trovare isole e tesori. E la terza fase, che è quella che diventa un dungeon crawler, mappe montate a seconda appunto della missione che voi dovrete esplorare e nemici da combattere. Nemici che sono mostri marini, giubbe rosse, quindi comunque la marina navale britannica che vi darà la caccia. E dall'altra parte zombie e scheletri, quindi comunque è un gioco di pirati a tema fantasy. Sono 3 giochi in 1. La cosa che aveva in passato, che ci aveva fatto un po' storcere il naso, è che aveva un regolamento che, lo dissi anch'io a suo tempo, era veramente confusionario. E questa volta sono state snellite le regole e sono stati creati 3 manuali, ognuno per ciascuna delle 3 fasi. Apro. Dentro, tra l'altro, troviamo anche in cartoncino da piegare uno scrigno da montare. E come vedete, e ora nel corso del video li vedrete nel dettaglio e da vicino, questa volta i manuali sono stati divisi in 3. Ovviamente manuali che tutti quanti dovete leggerli e li dovete conoscere tutti quanti, però magari uno potrebbe dire: io voglio provare soltanto la fase di porto, voglio provare soltanto la fase di viaggi, e quindi potete provarla leggendo il manuale dedicato. Intanto il libro delle avventure, come potete vedere, sarebbe la parte quella di dungeon crawler, appunto sulle isole, la fase, il libro della fase di porto, che è quello forse un pochino più piccolino, dove dovrete scendere, prendere informazioni, andare nei negozi, ve l'ho detto, potenziare i personaggi o spendere il denaro, i dobloni che avete guadagnato. E poi c'è il manuale azzurro, questo qui, che è la fase dei viaggi, dove appunto sarete un equipaggio al timone della vostra nave. Ed è bello perché qui il gioco diventa una specie di Sea of Thieves. Davvero qui a bordo ciascuno ha un ruolo: il timoniere è quello che guida la nave, il cannoniere magari è quello ai cannoni, e quello magari alle vele è quello che le indirizza. Quindi qui diventa proprio una fase di viaggio. E poi abbiamo Shadows of the Caribbean, che è la parte della campagna, tra l'altro divisa in una decina di missioni più quelle opzionali, veramente veramente molto dettagliate. Già come avete visto, di base loro hanno, togliendo il manuale della campagna, che è una cosa a parte, hanno diviso il gioco in 3 manuali, rispetto che aver, e hanno snellito le regole, rispetto che averne uno confusionario
molto, come era quello principale, l'hanno diviso in tre. Quindi vi leggete uno alla volta. Ovvio, per fare una partita completa li dovete comunque conoscere tutti e tre. Però anche per cercare una regola, per cercare qualcosa, non avete più 200 pagine da girare. Ovviamente tutti quanti i token e, tra l'altro, i mini stendi raffigurativi di personaggi, personaggi che ovviamente qui sono stampati in 3D. E poi abbiamo da questa parte le navi, navi che le trovate anche tra l'altro in plastica da stampare in 3D, se volete, sempre trovate in descrizione il negozio di mia moglie per stamparli, che sono veramente molto molto belli. Scrigni, passaggi e quant'altro. Quindi qui abbiamo tutta quanta la parte dei token. Qua dentro invece abbiamo i primi pezzi delle mappe che sono doppia faccia, perché da una parte, come potete vedere questo, c'è la parte di terra, che potrebbe essere una spiaggia, un villaggetto caraibico o qualcosa del genere, tipo una cittadina la Nassau o qualcosa del genere. Da quest'altra parte invece è la parte di mare, per quando farete la parte di viaggio, e vedete che ogni isola ha una lettera. Quindi, fermandovi in un'isola e andando, per questo è proprio un open world, perché potete girare come volete, e andando nel libro delle missioni, magari sull'isola con la lettera J partirà una missione particolare. Ed è veramente molto bello e vi porterà via tantissime ore, ma queste sono soltanto i quattro tile grandi, perché poi ci sono dentro anche quelli piccoli. Un'altra cosa che personalmente ho apprezzato, se qui sotto si leva da morire, sono le nuove miniature, ok, che sono le stesse della prima edizione. Ci sono un po' di tutti quanti i personaggi, ci sono tutti quanti, ora tanto le vedete da vicino, tutti quanti i nemici che andate a combattere, le giubbe rosse, ad esempio, della Marina Navale Britannica, e poi tutti i mostri che andate a fronteggiare fra marini, zombie e quant'altro. Nella prima edizione erano fatte di resina, quindi vi cascavano per terra polverizzate. Ed erano messe, vi ricordate, in una scatola di cartone con dei divisori. Non era tanto bello. Qui invece sono finalmente in plastica, ovviamente stampando in 3D, da resina a plastica, cambia la qualità. Queste in plastica ci avranno una puntina, un pelino di qualità in meno, ma sono molto più resistenti e finalmente messe in un box sicuramente molto più resistente. E questa volta non dovete mettere più in piedi nel cartoncino, ma ognuno al suo vano. Poi continuiamo ad avere ovviamente tutti quanti i token, punti ferita, bottiglie, armi da lancio e quant'altro, ce n'è veramente un'infinità. E all'interno abbiamo, come vi ho detto, scusate, le parti di mappa, quelle grandi, quindi la mappa del mare, le mappe cittadine, e poi ce n'abbiamo uno sbotto da una parte, ad esempio, una parte esterna o una parte interna come caverna. La cosa bella è che sono sempre doppie. E tante volte le mappe, a parte la missione che vi dice come costruirle, alcune volte potrebbero essere anche randomiche, quindi è anche bella questa cosa. Vedete, da una parte di qua la mappa esterna e dalla parte di qua con la lava una mappa interna. Poi abbiamo tutti quanti i dobloni, che è un'altra figata del gioco, nei tre tagli, perché ovviamente ci sono i dobloni d'oro, alla D&D, d'argento e di rame, e questa è la moneta del gioco, quindi li abbiamo tutti quanti divisi qua giù dentro. Abbiamo le schede dei personaggi che sono le stesse del gioco appunto di base della prima edizione e ovviamente la chiave di lettura se la volete vedere l'ho spiegata nel video di cui trovate primo link in descrizione, cioè la forza, l'agilità per superare delle caratteristiche, punti ferita, abilità nel corpo a corpo, abilità nel tiro a distanza, perché poi ovviamente ciascun personaggio ha delle peculiarità. Abbiamo i dadi, ovviamente un piccolo set con l'unico dado del gioco che è il dado da 6, un pochino di bustine per conservare tutti quanti i token e tutto il resto, poi abbiamo un po' di pietruzze molto belle fatte in plastica qua dentro questa bustina e ve le giro così perché tanto farvele vedere tutte sarebbe impossibile, un'infinità di carte che sono carte missione, carte obiettivo, carte oggetto per la maggior parte, quindi anche gli oggetti che andrete ad acquistare o che troverete i tesori nelle vostre avventure saranno rappresentati da carte che terrete sempre nelle vicinanze del personaggio e quant'altro. Quindi, come avete visto, il contenuto, bene o male, quello rispetto alla prima edizione, c'è qualcosina in più. Infatti, onestamente, anche i tile di gioco me ne ricordavo un pochino meno rispetto all'altra. Ci sono veramente tante tante cose e questo è soltanto il box di base. Concludo dicendo intanto grazie di cuore alla Draco Ideas per questo splendido gioco che non vi deve mancare.
Se avevate paura e l'avete evitato perché avete letto recensioni un tempo che lo andavano a definire come il gioco con il peggior regolamento del mondo, non aveva il peggior regolamento del mondo, però sì, era molto caotico. Quindi mi trovo fortemente d'accordo con tante critiche. Questa volta no, le regole sono snellite, spiegate meglio e divise in tre manuali. Ovvio, sono tre giochi in uno, quindi comunque ci vuole almeno una partita di una sera per capire tutto, però al momento che ci sarete dentro, ragazzi, è Sea of Thieves. Cioè, le cose che, forse di più, le cose che vi permette di fare, cioè, vivete praticamente una specie di gioco di ruolo, gioco da tavolo in ambientazione caraibica, tipo Pirati dei Caraibi, ed è uno spettacolo assurdo. Se lo volete ordinare, secondo link in descrizione c'è il pre-game found, a cui già potete partecipare. Se tutto va bene, mi hanno fatto sapere, il vero e proprio game found dovrebbe partire da settembre. Comprenderanno i vari tagli, tra cui il gioco base e le espansioni che saranno il Kraken, la Marina ed altre cose. Io onestamente le voglio tutte perché mi garberebbe farmi una partita a un gioco del genere e chi mi conosce lo sa, adoro. Le mie tre ambientazioni preferite sono Seconda Guerra Mondiale, sempre detto, Epoca dei Pirati e il Vecchio West. Quindi un gioco del genere mi interessava veramente tanto ed è un gioco ovviamente full cooperativo. Ringrazio Dracoidias per avermi dato la possibilità di fare questa anteprima italiana di questo gioco, il cui Game Found è già aperto, quindi andate direttamente a darci un occhio perché è molto molto interessante. Non ve lo fate scappare perché 100 copie, non mi ricordo quante, comunque è molta tiratura limitata questa seconda edizione. La terza no, poi verrà prodotta in massa, ma questa è tiratura limitata. Quindi se vi interessa, non ve lo fate scappare. Ciao ragazzi, alla prossima! Se questo video ti è piaciuto, lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita. Primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno. Quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata. Mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì. Ciao, alla prossima!